nostre domande. Prego, Sindaco di Mangione, Massimo Alunni Proietti, grazie anche per la sua presenza. Buonasera a tutti voi, mi è doveroso portare il saluto dei sindaci del comprensorio del Lago Trasimeno come presidente della conferenza degli stessi, ma soprattutto sono qui come lettore appassionato non solo di Lucarelli, ma di tanti altri scrittori e sceneggiatori che parlano di storie, di crimine, di difficoltà. E quindi come sindaco di campagna, così mi definisco, no? Tutti i giorni comunque siamo a gomito gomito con le forze dell'ordine, con l'arma dei carabinieri, con la polizia, con la finanza, con la guardia forestale e così via. E quindi anche noi siamo vicini, siamo tra quelli che fanno un mestiere, come dire, un po' diverso dal normale. E allora la domanda che faccio da cittadino, da colui che non era prima sindaco e fra un po' smetterà di fare il sindaco. Oltre al Blu Notte di Lucarelli, oltre alle trasmissioni, oltre alle cose ai libri che avete presentato, io mi sono fatto una domanda, è un quesito, è una specie di piccolo tormentone. Come telespettatori ci troviamo spesso e volentieri davanti a cose del tipo, due punti, la squadra, commissario Montalbano, aggiungo forum nel senso che sembra che la giustizia italiana in 10 minuti il giudice Santolicheri emette la sentenza assolto o condannato e poi comunque tante altre trasmissioni che in maniera mediatica e forse anche un po' scorretta descrivono il crimine come se fosse ecco, un film dei lontani anni 70-80, insomma, western all'italiana, dove c'è lo sceriffo, c'è il bandito, c'è colui che spara e colui che muore, colui che poi diventa l'eroe. Ecco, io chiedo a tutte e due, ma forse Lucarelli è più vicino alla mia domanda, ecco, com'è possibile che da una parte ci siano, ahimè, associazioni che non dovrebbero esserci, no? Purtroppo, ahimè, ci sono. Com'è possibile che tutti i giorni siamo vicini a uomini che impegnano la propria vita, il sacrificio, gli orari e forse anche, no, la carriera o forse anche qualche altro mestiere migliore di questo? Com'è possibile che tutti i giorni abbiamo a che fare con problemi di povertà, di miseria, di integrazione e così via? E poi, com'è possibile che ascoltiamo comunque dalla televisione storie preoccupanti? Avete citato le Brigate Rosse, la mafia, l'andrangheta, la camorra, il banditismo sardo, credo che ne abbiamo, no, di tutto e di più in Italia. Ecco, com'è possibile che ci sia un'Italia vera, sentita, che fa i morti, che fa i feriti, che fa gli eroi, che comunque forse spesso e volentieri non fa giustizia, poi di fatto, no, i media, la televisione, il cinema ci fa entrare nelle case immagini, cose, storie che sembrano di tutt'altra natura, di tutt'altro paese o di tutt'altra nazione, non proprio quella italiana. Vi ringrazio e buon anno a tutti quanti. Grazie, grazie Sindaco. A questa domanda facciamo rispondere Carlo Lucarelli o il dottor Mannucci. Che anche Gianni E penso che possa Gianni dire. Paragonia, che credo ci stia Allora, ascoltando, io quindi. rispondo in maniera molto breve, è vero, raccontiamo tante storie, noir, soprattutto la nostra televisione ne racconta tantissime, però non sono quelle storie lì, cioè non mettono in luce quei problemi che sono i reali problemi, perché molte volte si racconta solo la superficie, perché secondo una logica, secondo noi che scriviamo, che cerchiamo di scrivere certe cose sbagliata, non sarebbe cinematografico, televisivo, romanzesco raccontare altre cose. Allora la sparatoria diventa romanzesca, diventa televisiva e fa audience. I veri problemi, no, i problemi che stanno oltre la sparatoria, che ci stanno dietro, quelli no. Il toner che manca alle fotocopiatrici, la benzina che manca alle macchine, quello non è televisivo e quindi quello non si racconta, ma fa parte delle contraddizioni di un sistema e di una serie di problemi. Che quando vuoi raccontare veramente la cosa, poi magari produrranno mancanze di straordinari, eccetera, eccetera, produrranno certe altre cose. Questa cosa qui non, si preferisce non raccontarla, si teme che la gente ci rimanga troppo male, perché questo è uno dei problemi, non
del raccontare le cose in televisione, poi la gente ci rimane male, senza pensare che noi facciamo questo proprio per quel motivo lì. E quelle tre nottate sveglie che dicevo prima derivano proprio da quello. Io ci sono rimasto male, vorrei che la gente ci rimanesse male come me e che dopo succedesse qualcosa. E poi hanno tutti paura che si arrabbino le amministrazioni, che si arrabbi qualcuno, che si arrabbi la politica, che si arrabbino le forze dell'ordine, mettendo in scena invece quelli che sono i reali problemi, le contraddizioni reali di un sistema che ha anche altri problemi che non sono solo quelli che vedi nei film, cioè l'inseguimento e le cose spettacolari. Non so se riusciremo un giorno a raccontare le cose. Altri paesi lo fanno senza nessun problema, e quindi potete rendervi conto di che cos'è fare un certo mestiere in un certo paese grazie alla loro narrativa. Noi siamo ancora indietro, però noi cerchiamo di farlo lo stesso. Gianni Palagonia è uno che fa così, noi ci proviamo quando ce lo fanno fare, naturalmente. Tutto ciò è abbastanza normale, nel senso che esiste il romanzo verità, il romanzo inchiesta, e esiste il romanzo d'evasione, e così esiste la televisione d'inchiesta, esiste la televisione d'evasione, e che racconta storie edificanti da Mulino Bianco, però fa parte un po' della vita, di quello che dobbiamo trovare come utenti, insomma, quando andiamo al supermercato troviamo tutti i prodotti, e anche la televisione e la stampa ci devono fornire un po' tutto quello che desideriamo, perché ci sono delle persone che evidentemente hanno un loro gusto e una loro aspettativa nel vedere certi programmi, che, ripeto, non sono da demonizzare, sono semplicemente da vedere nella loro dimensione. Cioè, non si può pensare che la pubblicità del Mulino Bianco sia una rappresentazione della famiglia italiana media, e così come non si deve pensare che il maresciallo Rocca è la descrizione della vita che si svolge quotidianamente nelle stazioni carabinieri. Insomma, ecco, tutto qui.